da ieri. Ho fatto succedere un bordello. Devi aver volato troppo vicino a qualche grattacielo, vero? L'adoro! Se non fosse stronza, intendo. Forse ha qualcosa di più importante a cui pensare. Albion la sta seguendo dappertutto, come quegli adolescenti innamorati che non si rassegnano a non essere corrisposti. Stanno battendo a tappeto tutti i luoghi che compaiono nella sua cronologia GPS. Andiamo! Come facciamo a non volerci dare un'occhiata? Ricevuto. Ho rintracciato un agente che ha partecipato all'ultima incursione. Ricava informazioni dal suo optic. Ok, ci siamo. Una guardia sbadata ha lasciato l'optic in modalità di ascolto passivo. È probabile che tutte le conversazioni riguardanti il nostro obiettivo siano state registrate. Bene, si comincia. Ti ha toccato il sistema di sicurezza. Cazzo! Cosa mi racconti? L'attivista prima di te ha eletto al suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti? Tremo al pensiero di essere messa dentro dall'Albion e non di piacere.
Non riesco ad accedere. Vabbè, chiamo qualcuno a fare il lavoro al posto tuo. Aspetta, è su. Complimenti per la tua schiacciante vittoria. Ora vattene da lì e vediamo cosa hai scoperto. Ok, che hai trovato, Bax? Ho dei dati sulle operazioni di Albion. Nello specifico, una serie di individui che Albion ha preso di mira. Chiederò ai miei contatti di nasconderli. Grazie alla sua incoscienza, l'attivista ha finito per farsi sbattere in carcere. Non è facile reagire all'oppressione da dietro alle sbarre. Ci vorrà un po' prima che torni disponibile. Ho un suggerimento. Perché non recluti un avvocato nella squadra? Sì, lo so, gli avvocati non piacciono a nessuno, ma sanno essere utili. Per esempio, possono ridurre i tempi di detenzione degli attivisti incarcerati. Negativo, non c'è traccia del sospetto. Centrale, inseguiamo il sospetto. Ah!
come pensavo. Ascolta. Hai trovato la partita di droga? Era proprio dove mi avevi detto. Che fortuna, eh? Te l'avevo detto. Questa risorsa ce l'abbiamo in pugno. La roba sarà sempre dove deve essere. E secondo quegli idioti questo sarebbe parlare in codice? A ogni modo pare che Albion non stia dando la caccia alla nostra amica. È lei che sta creando prove false per loro. E va bene, facciamoci due chiacchiere. Organizza un incontro, Bagley. Ehi, che vuoi? Ho sentito che stai fabbricando prove per Albion. Hai qualcosa da confessarmi? Senti, non lo faccio perché mi piace. Hanno informazioni compromettenti su di me. Se non sto al loro gioco, sono finita. Ok, ma se qualcuno facesse sparire quelle informazioni? Ah, sì, come no? Infiltrandosi in una struttura Albion e cancellandole? Se qualcuno ci riesce, avrà la mia eterna gratitudine. Ma non mi aspetto che succeda. Io dico che dovremmo darle una mano. Sarebbe una bella aggiunta per la squadra. Albion conserva i dati sensibili come questi in server isolati e protetti. Quindi formattare quegli hard disk dovrebbe risolvere i suoi problemi e mettere fine a questa storia delle prove false. L'idea mi piace. Inviami le coordinate. Albion ha messo tutto in sicurezza, ma puoi scommettere che ha più buchi di Giulio Cesare. Hacker il server per accedere alle informazioni compromettenti sulla nostra amica. Controlliamo. Sei in arresto. Obbedisci.
L'ascensore va calibrato, mi sa. Guarda che te la sei voluta tu. Puoi accedere alle informazioni sul nostro contatto da questo server. Se ne sono accorti, arriva la sicurezza. Cancellazione finita. Ti metto in contatto con la nostra amica mentre vai al sicuro. Ricarico!
come sono più forti quando servono. Ah! Il sospetto è stato colpito! Codice 3, unità in zona, procedere alle coordinate dell'allarme. Bersaglio ostile. Interrompere la tua resistenza quotidiana, ma ci tengo a informarti che c'è stato un rapimento, che la persona rapita è dei nostri e che è stata caricata su un furgone anonimo. Oh cazzo! Sto ricostruendo i suoi dati CTOS e pare che poco prima del rapimento avesse un nostro nemico alle calcagna. Si tratta di una donna che avevamo già punito nelle nostre scorribande. Trovala e arriveremo all'ostaggio. Ci penso io. Sono informazioni molto compromettenti. Un filmato di una rapina a mano armata in un'agenzia di scommesse registrato dalle telecamere a circuito chiuso. Ma ormai è tutto cancellato. Albion dovrà trovarsi qualcun altro per fabbricare prove false. Sei un furbetto, eh? Diamone la buona notizia. Qui DedSec, ci siamo sbarazzati di quel filmato scomodo. Albion ti lascerà in pace. Quindi l'avete visto? Sentite, io di solito non vado in giro a rapinare agenzie di scommesse, ma avevo davvero bisogno di soldi. Vi devo molto. Noi del DedSec cerchiamo sempre gente nuova. Ti va di unirti alla festa? Sembra una figata! Ci sto!
Paila, tu hai proprio l'aria di uno che ha voglia di ribellarsi. Stai col Dedsec, vero? Potresti aiutarmi? Vediamo che si può fare. Qual è il problema? Una mia amica è sparita. L'ho chiamata, le ho scritto. Niente. Cazzo, mi dispiace. Questa mia amica sta sul cazzo a molti. In pratica c'è la fila di quelli che ce l'hanno con lei. Non c'è problema, te la troviamo noi. Cazzo, sei tu! Cosa dovrei fare per la Ci sono fin troppi modi per scomparire in questa città. Da dove cominciamo a cercare? Beh, potremmo bussare a ogni porta e chiedere se hanno degli ostaggi in casa, ma credo che sarà più efficace indagare nella zona della sparizione. Sono d'accordo. Inviami le coordinate. Un attimo. Indago sulla. La disobbedienza sarà accolta con la forza. Arrenditi. Il bersaglio si sta. Ricevuto. Attacco se necessario. Interveniamo per possesso illegale di arma da fuoco, basso. Vediamo chi c'è. Centrale, stiamo inseguendo il sospetto. Passo. Forza, puttana! Abbiamo perso di vista il sospetto. Ispezioniamo la zona. Smetto di inseguire, passo. Più la tiri per le lunghe, peggio è. Niente. Sì, qui ci vuole proprio un tocco d'arte.
A che serve rischiare il collo se restiamo anonimi? Le affissioni sono un buon modo per far sapere che il Dezek è tornato, e più visibilità può significare più donazioni alla nostra causa. Che piaccia o no, attirerà l'attenzione.